qua. Il tuo Grillo Burger. Prego, e buon appetito. Grazie mille. Allora, come mai l'hamburger di Grillo? Ma perché ho sentito varie notizie e avevo già provato i cracker e ho voluto provare il sacco di panino. Sì, ho trovato veramente un prodotto molto interessante e curioso, sia nel bilanciamento dei gusti che poi anche nella presentazione, perché il verde, diciamo, del panino richiama giustamente questa identità un po' del Grillo, quindi l'ho trovato molto curioso e ben equilibrato, anche ben bilanciato nei sapori. Mi interessava più che altro capire come questo concetto più che altro mentale riuscirà a sdoganare in uno stato come il nostro, sostanzialmente, perché di fatto in questo contesto è una novità, però in realtà per altre zone del mondo è consuetudine millenaria fare consumo di questo tipo di cibo. Sì, dopo aver sentito parlare di questo cheeseburger ovunque, tra social, TV, radio, ho detto devo provarlo e quindi eccomi qui questa sera. Ecco, il reddito qual è stato? Assolutamente approvato, posso immaginare la sensazione di oddio cosa sto mangiando, però è un hamburger tranquillissimo, non si sente nessuna differenza.